Ciao ragazzi, ragazzi, video super veloce perché voglio presentarvi. Allora, non si mangia, stranamente, non si mangia. È una crema al cocco fatta naturalmente 100, ma chi l'ha chiusa? Io. 100% naturale. Ed è la crema che fa la mia amica Caterina, la mia gnufola, gnufolottoloppoloppola. Allora, io la metto un po', vi faccio questa review perché questa crema non è fenomenale. No, non è super, no, è molto di più. Perché? Perché questa crema è idratante. Esfoliante e lascia la pelle una meraviglia. Me la sto mettendo con voi perché vi voglio proprio far vedere la perfezione, ecco. E non è perché Caterina è una mia amica, perché io quando ci sono delle cose da fare le review, da recensire, io sono abbastanza selettiva. Se una cosa non mi piace, non mi piace, boh, punto. Invece questa crema l'ho provata ieri sulle mani, qui, cioè sul dorso della mano, e vi posso assicurare che è un giorno che l'ho messa, ma è di un liscio come il sedere di un bambino. Quindi, se io la metto qui, cioè, non, credo che sia anche un'ottima base trucco, perché nella consistenza dovrebbe, ecco, se si massaggia un po' di più, lo so, è una schifezza, però ve la faccio vedere lo stesso, guardate, metti a fuoco. Vabbè, comunque si vede, cioè, esfolia proprio, cioè. Leva tutte le cellulotte morte, cioè io ve lo faccio in diretta, cioè non fate le schizzinose perché pure a voi vi se le va pelle morta, quindi, cioè proprio fare un massaggio così bello, che poi tra l'altro vi rilassate pure, oddio mamma addormento. Comunque, io ho Simone che è andato a prendere la macchina, quindi se non mi sbrigo, fa volare i calci in culo. Scherzo. No, mi devo sbrigare perché abbiamo delle cosine da fare. Allora, detto questo, io vi consiglio vivamente la mia amica gnufola, la mia dolcissima zia Caterina, che non è quella di Aldo, Giovanni e Giacomo. La zia Caterina, mamma mia, cioè, no, non potete sentire, ma una pelle proprio bella, bella, bella. Ecco qua, ne devo mettere un altro poco che è un po'. Va bene, allora, questo è il suo bigliettino da visita e voi mi direte, ma al contrario, lo so, comunque c'è scritto Zegnatta Pignatta. La bellezza dalla natura, questo è Simone che è rientrato. Caterina Camilleri, qui c'è il suo numero, prendetevi 2 o 3 minuti di tempo per decifrarlo. Categam chiocciola arrivamoretiscali.it e le perle di Caterina blogspot.com. Questo è il suo bigliettino da visita. Ragazzi, io vi saluto perché guardate un po' chi c'è. Devo andare. Ciao, ciao Cami.